Si gioca la settima giornata del campionato di Serie B, si recupera appunto questo importante confronto tra United Pomezia e Velletri. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli che vi parla dalla Pala Lavinium. De Simoni al centro, a corre Paolini che va a ricevere. De Simoni prova la fiondata, ancora il retropassaggio per Rozzi. De Simoni prova ad alzare, Paolini prova a mettere il pallone, c'è il gol! Gianmarco Paolini! Lo United si porta in vantaggio, fa tutto quasi da solo, proprio così, ancora prima di darla a Savi! E poi il disturbo da parte di Paolini. Montagna prova a mettere il pallone in mezzo, la spaccata di Filippini ad allontanare, Savi per Cenicola, arriva il provvidenziale recupero di Saccaro. Mongianni, Proia a fermare, a controllare il pallone, Paolini ha trovato l'imbucata per il taglio che non c'è stato da parte di De Simoni. In mezzo e poi Filippini. De Simoni sguscia via la possibilità per dare a Cenicola, trova soltanto l'esterno della rete. Carloni recupera, Michael, Montagna, ancora Montagna in due tentativi. C'è il fischio, c'è anche la rincorsa breve. Saccaro prova a sorprendere Filippini, prova ad imbastire una nuova offensiva. Paolini, c'è Savi, crea lo spazio in mezzo, Donazzolo salva Rozzi. De Simoni, c'è Nicola e con le mani alza sopra lo specchio della porta, sopra la traversa anche Donazzolo. Proia all'indietro per Manolo Montagna, Savi se ne va da solo, no, spreca ingenuamente questa ghiotta occasione. Savi all'indietro, Paolini con il mancino, serve per Cenicola che non arriva a tagliare, palla alta, l'imbucata stoppata da De Simoni e riparte lo United Pomezia tutto da solo e poi va a calciare, c'è Michael Montagna che salva il Velletri. È difficile prevedere chi potrebbe andare a calciare, potrebbe essere proprio Paolini, la finta De Simoni, Paolini apre troppo, Michael Montagna recupera il pallone, poi lo dà in mezzo, il pareggio di Acchioni per il Velletri. Corner all'indietro, la ferma Paolini, riparte lo United Pomezia a De Simoni, il capitano non si smentisce mai e la dedica a Sandro Armenia. Il pallone poi all'indietro, fallo di Proia, Paolini, Gianmarco Paolini, la doppietta personale per Gianmarco Paolini, fermata da Rozzi, fa ripartire ancora lo United dopo mezza, De Simoni, la palla in mezzo e questa volta ci pensa Simone Murrak. Lo United dopo mezza ora fa poker 4-1 con Bongianni, Acchioni, la palla in mezzo e poi ancora ci pensa Proia, il tiro libero, il fischio, la rincorsa di Rozzi, il tiro, la risposta di Donazzolo, ancora gioco fermo, c'è ora il fischio, parte Cenicola, il tiro e la rete di Emiliano Cenicola, il papero. De Simoni se ne va da solo, prova la conclusione che alza sopra la traversa Bongianni. Acchioni, Cedroni, la palla in mezzo, poi Cenicola recupera, prova, il palo dice di no. Paolini, Savi, ancora Savi, prova,
La sua conclusione, ha provato con il destro, non ha il suo piede. Filippini in avanti. De Simoni con il tacco. Montagna, il tiro con Acchioni che fa secco Filippini, il gol del Velletri. Ancora portiere in movimento. Montagna, la possibilità con Acchioni che va a chiudere. Per Acchioni la palla alzata e poi arriva Proia indisturbato ancora. Montagna si porta a spasso quasi tutto lo United. De Simoni, ancora De Simoni, la palla per Cenicola! Di nuovo Emiliano, il papero Cenicola ed è 6-4. Ancora Saccaro, Montagna, Cenicola e questa volta la palla direttamente in gol per la tripletta personale, il 7-4 firmato ancora Emiliano il papero Cenicola. United Pomezia 7 Velletri 4. Down all'indietro, finisce qui lo United Pomezia, torna alla vittoria proprio qui anche al Pallone Union, battendo nel recupero dalla settima giornata il Velletri con il risultato di 7-4.